Buongiorno, buona domenica e benvenuti ad una nuova puntata di Io sono con te. Questa domenica vedremo un nuovo episodio del docufilm In Famiglia, girato dalla Diocesi di Roma proprio in questo periodo di quarantena con la collaborazione di Don Dario Gervasi, che è vescovo ausiliare della Diocesi di Roma per il settore sud ed è anche il delegato per la pastorale familiare. In questa serie, che è in esclusiva solo su NSL come televisione, e poi potete andare a recuperare gli episodi che non avete visto, come vi dicevo, su YouTube o sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma, Don Dario si reca a casa di alcune famiglie e insieme a loro legge il Vangelo e fa delle, diciamo, discussioni, o meglio cerca di approfondire dei temi religiosi in termini leggermente diversi. Ad esempio, nella puntata di oggi sarà in una famiglia con due bambine piccole, una di 5 e una di 6 anni, e sarà particolarmente interessante scoprire il loro punto di vista. Questa domenica, come domenica scorsa, è venuto a trovarci in collegamento Giuseppe Aquino, che è il regista di questo docufilm. Giuseppe, bentornato a Io sono con te. Buona domenica. Buona domenica. Prima di vedere il trailer dell'episodio che vedremo tra pochi minuti, ci vuoi ricordare quante persone hanno collaborato a questo progetto? Tante, tante. Infatti è un progetto grande, ambizioso dal punto di vista stilistico, ma anche di missione. Quindi parliamo, il mio principale aiuto è l'aiuto regista Giacomo De Biase, figlio d'arte del grande regista cattolico Carlo De Biase. C'è la musica originale di uno dei più grandi compositori contemporanei italiani, Filippo Lui, e c'è tutta la squadra organizzativa della diocesi, e ci muoviamo in simbiosi tutti quanti durante la settimana per organizzare il film nel modo migliore. Prima di parlare nel dettaglio del docufilm, vediamo insieme il trailer dell'episodio che tra pochi minuti andrà in onda su NSL. Buonasera, sono Don Dario. Sì, voglio salire? Sì, grazie. Guarda piano. Grazie, grazie. Come anticipato da questo trailer, oggi Don Dario parlerà dell'amore di Dio. Ma noi siamo collegati con Giuseppe Aquino, il regista di questo docufilm In Famiglia. E con Giuseppe volevo chiedere, abbiamo visto nel corso delle puntate che ogni volta si parte da un luogo diverso. Domenica scorsa la prima scena era nello studio di Don Dario Gervasi. Invece questa domenica dove eravate? Sì, in effetti si parte da luoghi diversi, ma luoghi che appartengono sempre al vescovo Don Dario. In effetti l'idea è quella di essere veri al 100%, quindi i luoghi dove lui frequenta, dove prega, ed effettivamente poi noi non ripetiamo mai una scena. Tutto quello che vedete è tutto live, lui davvero prega prima di uscire, fa quello che deve, anche se l'abbiamo visto l'altra volta nello studio che ripassava la lettura, e noi in quel frangente lo filmiamo nei suoi spazi.
C'è qualche luogo che avete visitato e che avete ripreso che era particolarmente significativo o che ti è rimasto particolarmente a cuore? Sì, tutti perché si respira l'essenza proprio della spiritualità. E la chiesa del Battistero lì a San Giovanni è straordinaria, poi tutta la zona. Chiaramente c'è la Scala Santa, la Basilica di San Giovanni, è una zona molto energetica da questo punto di vista. Nell'episodio di domenica scorsa abbiamo visto Don Dario andare a trovare una signora anziana, mentre abbiamo già anticipato che nell'episodio di questa domenica ci saranno due bambine piccole, una di 5 e una di 6 anni. Con i bambini è più facile o è più difficile? O meglio, è stato più facile o più difficile? No, è molto più difficile, anche se poi la resa della gioia che si vive al momento, non dico che raddoppia, ma è chiaro che è così. È molto più difficile, cioè, questo è un confronto che noi abbiamo anche con la videoregista, è che tra me e lui abbiamo 65 anni di esperienza, quindi abbiamo, quando ci sono i bambini usiamo una tecnica particolare di un fotogramma allungato, in modo che quando i bambini rivolgono lo sguardo verso la camera noi possiamo spostare sia a destra che a sinistra l'inquadratura. È una tecnica molto particolare che si può usare soltanto con dei macchinari americani. Nel corso delle puntate Don Dario si analizza ovviamente la parola del Signore, si racconta e si fa, diciamo, raccontare le storie delle varie famiglie che va a trovare. C'è un insegnamento religioso che hai appreso e che ti è rimasto particolarmente dentro? Tutte le volte è un confronto anche con lei spiritualmente. Non sono un uomo che vive appieno la fede e quindi ogni volta è un insegnamento, dal primo docufilm, dal primo episodio fino all'ultimo. E mi vengono in mente una serie di esempi, ne posso citare uno, la domanda di Daniele al primo episodio che chiedeva al vescovo, che lui era sempre costretto a un'ansia sulle decisioni, non sapeva mai quando queste decisioni venivano da Dio o da altro, e il vescovo lì ha dato una risposta molto, molto profonda e sintetica, e ho capito anch'io, perché anch'io ho sempre questo dubbio. Prima di dare spazio alle immagini e di guardare la puntata di oggi dal titolo L'amore di Dio, l'ultimissima domanda che ti voglio fare, poi ti lascio libero Giuseppe, è quella riguardo al fatto che siete entrati dentro le case di alcune famiglie romane. C'è qualche esperienza particolare che hai vissuto e che vuoi condividere con i telespettatori di NSL? Sì, tutte. Potrei. Quanto tempo? No, perché pochissimo, un minuto. Un minuto. Allora, la forza d'animo di Diletta, questa donna di 70 anni che è riuscita, nonostante una vita difficilissima, sono emozionato, i brividi, è riuscita davvero a tirar su una famiglia bellissima con dei ragazzi stupendi. Incredibile, come incredibile la forza di quest'uomo siriano, straordinario, che ha preteso ed è riuscito a portare la sua famiglia lontano dai bombardamenti, arrivare in Italia, rifarsi una vita, ha comprato una casa di proprietà, si è inserito benissimo, ed ascoltarlo e stargli vicino ti viene proprio naturale avere l'ambizione di diventare un suo amico. Grazie Giuseppe per essere tornato qui ad NSL, sei stato nostro ospite anche questa domenica, e grazie per il lavoro che hai fatto per questo docufilm in famiglia.